Iniziamo utilizzando tre peperoni grandi che andremo a farcire e il quarto peperone piccolo lo useremo per il ripieno. Tagliamo dunque il peperone piccolino e lo puliamo e lo facciamo a pezzettini piccolini. Questo tipo di ricetta va bene sia per i vegani che per chi è a dieta, perché non contiene grassi, non contiene tantissime calorie, è buona ed è anche molto facile da fare. Una volta fatto il peperone a pezzi, andremo a fare, come detto prima, a pezzettini piccolini. Tagliamo anche a pezzettini piccolini uno scalogno o una cipolla. Dopodiché andremo a prendere una padella, metteremo 2 cucchiai d'olio, lo scalogno e il peperone e andremo a cuocerlo. Il resto dei peperoni, quelli grandi, li andremo a tagliare a metà e a svuotare e toglieremo la testa o la cupola da sopra. Dopodiché prenderemo delle olive e le andremo a sminuzzare. Dopo le olive sminuzzeremo una bella manciata di capperi sotto sale o sotto aceto che avremo ovviamente pulito. Sminuzziamo anche una bella manciata di prezzemolo e teniamo da parte anche questa. In una bella ciotola capiente andremo a mettere il prezzemolo tritato, le olive tritate e i capperi tritati. Dopodiché andremo ad aggiungere i peperoni e lo scalogno che abbiamo cotto in padella prima. Dopo andremo ad aggiungere 6 patate lessate e poi schiacciate. Aggiungeremo sale e pepe quanto basta o qualche altro aroma che più vi piace. Aggiungiamo del pangrattato quanto basta. La consistenza del composto dovrà essere bella asciutta. Quindi aggiungetene finché non arrivate alla consistenza che vedrete successivamente. Vedete, deve venire così, come se stesse facendo delle polpette di carne macinata. Riempite successivamente i vostri peperoni. Mi raccomando, riempiteli bene bene perché in cottura il ripieno si ritirerà un poco. Una volta riempiti tutti i nostri peperoni, andremo ad aggiungere un cucchiaio di olio su ogni peperone. Prima di infornarli, andremo ad aggiungere anche del pangrattato sopra, ma questo è facoltativo. Una volta aggiunto il pangrattato, andremo a metterli in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 50 minuti o fino a che i nostri peperoni non saranno cotti, ovviamente. I peperoni sono pronti, ora non ci resta che gustarli, sono buonissimi. Continuate a seguirmi sempre più numerosi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao e alla prossima!